Morte Totò Schillaci, il nobile gesto del sindaco di Palermo. Salvatore Totò Schillaci, indimenticabile protagonista dei mondiali di Italia 90, è scomparso a soli 59 anni. Il campione siciliano era ricoverato da alcune settimane nel reparto di pneumologia dell'ospedale civico di Palermo, dove le sue condizioni, inizialmente stabili, sono improvvisamente peggiorate nelle ultime ore. Da tempo Schillaci stava combattendo una dura battaglia contro un tumore al colon, una malattia che sembrava aver sconfitto, ma che purtroppo si era ripresentata con forza devastante. Schillaci non è stato solo un eroe sportivo per l'Italia, ma anche un simbolo di speranza e riscatto per Palermo, la sua città natale. Le sue straordinarie prestazioni durante le notti magiche del 1990, quando con i suoi gol trascinò la nazionale italiana fino alle semifinali dei mondiali, sono rimaste impresse nella memoria collettiva. Eppure, per i suoi concittadini Totò ha rappresentato molto più di un bomber, è stato l'incarnazione del sogno di un riscatto possibile, in una Palermo che all'epoca viveva anni complessi e difficili. Per rendere omaggio a questo figlio amato, la città di Palermo allestirà la camera ardente nello stadio Renzo Barbera, come confermato dal sindaco. Gli occhi e i gol di Schillaci hanno rappresentato per l'Italia il simbolo di un'estate indimenticabile, ma per Palermo hanno significato molto di più, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come il calciatore abbia saputo incarnare l'orgoglio di una comunità intera. Lo stadio sarà aperto per tutti coloro che vorranno dare un ultimo saluto a Schillaci, un tributo doveroso, per un campione che ha saputo sognare e far sognare. Totò Schillaci aveva già affrontato due interventi chirurgici per il tumore al colon, una malattia che sembrava aver sconfitto circa 2 anni fa. Tuttavia, di recente il male è tornato con prepotenza, costringendolo a un nuovo ricovero. Nonostante i segnali di speranza nei giorni precedenti, quando sembrava rispondere positivamente alle cure, la sua situazione è rapidamente peggiorata, portandolo infine alla morte. Schillaci non aveva mai nascosto la sua lotta contro la malattia, raccontando apertamente le difficoltà delle terapie e la paura che lo aveva accompagnato sin dalla diagnosi. Un percorso doloroso e coraggioso, che aveva condiviso anche con i suoi tifosi, e che purtroppo ha avuto un epilogo tragico. Palermo e il mondo del calcio italiano lo piangono. Il Palermo Football Club ha voluto ricordarlo con un messaggio sentito: raro vederti con i nostri colori, Totò, ma sarai per sempre una bandiera di questa città. Ti abbiamo voluto con noi al Barbera nel 2019 e rimarrai per sempre nei nostri cuori. La scomparsa di Totò Schillaci lascia un vuoto profondo, non solo nel calcio, ma anche nell'animo di chi ha vissuto e ammirato le sue imprese. È un momento che invita alla riflessione sul valore della vita e delle lotte personali che ognuno di noi affronta. Schillaci ci ha mostrato come anche nella sofferenza si può trovare la forza di sognare. Buon viaggio Totò, riposa in pace! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!